ベント、まず皆さんこんにちは、ようこそいらっしゃいました。自分とも踊りの空気が出てきて、この会場でたくさんのチャーミングな人たちに会えて幸せです。Sono molto felice perché vedo che ci sono molte belle persone in questo posto, grazie di essere qui per me. それを先生が漫画にされたのがありまして、小学生の時に読んで涙は止まりませんでした。Anzitutto devo dire che il primissimo manga che ho letto nella mia vita era un manga appunto di, del maestro Osamu Tezuka, ed è un manga, Tsuru no Izumi si chiama il manga, che immagino Gualtiero sia tipo la fontana della gru, è un manga, la fonte della gru. In realtà è un manga molto, molto basato su una storia molto molto antica in giapponese, che è stato trasposto in manga dal maestro Osamu, e mi ricordo che ero alla scuola elementare quando l'ho letto per la prima volta e mi sono scese le lacrime e non riuscivo a smettere di piangere. Questo è stato il mio primo incontro con lui. Anzitutto devo dire che quando scrissi Lady Oscar non avrei mai immaginato che gli stranieri avrebbero letto la mia opera. Al contrario, visto che in questo manga ci sono tantissimi sentimenti umani molto giapponesi, molto radicati nella cultura giapponese, non immaginavo che gli europei, gli occidentali avrebbero mai potuto cogliere il significato della storia. E quando poi il manga cominciò ad essere tradotto in diverse lingue, qua devo dire che la prima lingua in cui fu tradotto fu proprio l'italiano, e vidi la reazione della gente, degli stranieri, ero anche molto felice ovviamente. フランスからオランダ大統領が日本に国賓として来日されました。その時のレセプションに招待されたんですけれども、フランス大使館のオランダ大統領の随行員の方が寄ってきて、私はフランス革命をあなたの漫画で勉強しましたと言われました。Per esempio, mi sembra che fosse l'anno scorso, sono stata invitata a un evento dell'ambasciata francese in cui era presente il presidente, anche il ministro olandese, che si avvicinò e mi disse: grazie a lei che ho imparato la storia della rivoluzione francese. Ha anche detto che se non ci fosse stata la mia opera avrebbe conosciuto solamente l'aspetto di Maria Antonietta così come descritto nei libri di storia, e non avrebbe conosciuto gli altri aspetti della regina così come sono invece gli aspetti più umani, diciamo. Ringraziamo innanzitutto per il pubblico
ricordo che Ikeda Sensei ha vinto anche, ha ottenuto la Legione d'Onore francese proprio per Vincent Lupara pochi anni fa. Appunto, ma noi vorremmo sapere quali sono i punti di Maria Antonietta che le hanno colpito così tanto da voler scrivere una biografia storica in versione manga, e soprattutto sappiamo che inizialmente l'editore fu titubante per questa, dal punto di vista, dal punto di vista storico, e come riuscì a convincere l'editore? Maria Antoinette という人物のことを初めて読んだのは高校2年生の夏休みです。日本では夏休みというとヨーロッパの人たちはバカンスに来ますが、日本はお勉強する時なんですね。Anzitutto, a proposito del personaggio di Maria Antonietta, l'ho incontrato un'estate quando ero al liceo, al secondo anno della scuola superiore. Erano le vacanze estive, come voi in Europa dite che sono le vacanze, noi in Giappone invece studiamo durante quell'epoca. でそのリストの中に、ユダヤ人の作家ですが、ステファン・ツバイクという人のマリア・ントネットが入っていました。E, appunto, visto che d'estate si fanno i compiti di quell'estate erano di leggere le opere celebri della letteratura occidentale. Tra queste, nella lista che ci avevano dato gli insegnanti, c'era quest'opera che in realtà è di uno scrittore ebreo, Stefan Zweig, che c'era quest'opera. Sono Maria Antoinette の衝動と全く違っていて、私たちの学校では、贅沢に蹴ってフランス革命の原因を作った女王を非という習い方しかしませんでしたが、シュトファン・ツバイクの本の中では大変に人間的なマリア・アントワネット、その欠点もそしていいところも全て含めて、e quest'opera appunto parlava di Maria Antonietta, e la Maria Antonietta che ho ritrovato in quell'opera era diversa da quella che si studiava sui libri di storia, vale a dire di una regina viziata, che amante della ricchezza, anche causa della rivoluzione francese, a causa appunto degli sperperi della corte. Invece la versione che aveva proposto Zweig era una versione dove emergevano anche tutti i sentimenti, non solamente quelli positivi, emergevano anche gli aspetti negativi del personaggio storico, ma emergeva appunto questo aspetto che sui libri di storia di solito non si impara.